overcome. Walking these lonely streets, even in good company, I want to run. But now I'm embracing the way I am. I don't need nobody to hold my hand. I'm doing it all by myself. Malissimo, se puoi guardare in macchina, guarda qui, abbiamo fatto tutta la prova senza cambio. La prima prova abbiamo fatto due dritti, la seconda abbiamo messo le gomme da asciutto, siamo arrivati all'inizio prova, è iniziato a diluviare, e quella terza si è rotta la leva del cambio. Una gara da dimenticare, una delle peggiori gare che ho fatto in vita mia. Vai, allora anche da parte tua, due parole? Da ieri che va un po' così, però continuiamo, cerchiamo sempre di divertirci, ormai è andata. Quindi questo è.
qui sulla pedana Mario Trotta insieme a Germani Federico. Vedi, Mario conosce bene i tempi televisivi, scende subito dall'abitacolo. Possiamo preparare già il vostro premio Super 1600, una classe che conosci bene, loro vanno a vincerla. Mario, che ci racconti? Avrei tante cose da raccontare, purtroppo una gara da archiviare. Abbiamo avuto un po' di problemi, la prima prova, colpa mia, ho fatto due dritti e si è spenta la macchina e siamo dovuti ripartire e abbiamo perso il sacco di tempo. Sulla seconda prova un errore di scelta di gomme, abbiamo deciso di uscire con le gomme da asciutto, ma siamo arrivati all'inizio prova, la prova era ferma, nel momento in cui ci hanno dato lo start acqua al sole e quindi abbiamo fatto la prova sotto l'acqua con le gomme da asciutto. La terza prova ho fatto un chilometro e si è rotto la leva del cambio, ho dovuto fare tutta la prova piano. Abbiamo dimostrato tutto sull'ultima prova, ci siamo fatti un terzo tempo assoluto, almeno una piccola soddisfazione di tutte queste cose c'è stata. Praticamente un problema per prova tranne sull'ultima, lo so, può capitare, sicuramente andrà meglio la prossima volta, anche se proprio così male male non è andata per Trotta Mario e Germani Federico, che comunque vincono la Super 1600. Si continua con il passaggio qua in pedana, ci raggiunge la numero